Stavo cercando le nuove notizie da darvi quest'oggi nella nuova edizione di Travel News 24. La Riviera Ligure si riempie di bici e di fiori, un evento sensazionale che adesso andrò ad annunciarvi. La Riviera dei Fiori in bicicletta è il tracciato che in Liguria collega San Lorenzo al mare e Ospedaletti. 24 km di percorso pianeggiante, affacciato sul mare e adatto a tutti. Il tracciato segue l'antica ferrovia ed è costeggiato dai giardini. Le bici si possono anche noleggiare sul posto e lungo il percorso ci sono inoltre aree di sosta con fontanelle e panchine. Un modo diverso per scoprire la Riviera in totale relax. E allora sapete cosa vi dico io? Pedalo, pedalo, vado verso la Riviera Ligure. Ciao! Adesso vi porto a scoprire degli eventi nella Napoli sotterranea, nell'intimo di una delle città più belle d'Italia. A Napoli, a 40 metri di profondità, sotto le vivaci vie del centro storico, c'è un mondo a parte. Si tratta di grotte utilizzate fin dall'antichità. Visitarle significa compiere un viaggio nel tempo, dalle prime testimonianze greche alla Seconda Guerra Mondiale, quando i cunicoli vennero usati come rifugi antiaerei. Molte di queste cavità non sono oggi raggiungibili, altre invece si possono percorrere. Del loro recupero e della loro valorizzazione si occupa l'associazione Napoli Sotterranea. Ma che aspettiamo, vuoi tu? Andiamo a vedere. Ma lo so che non ti piace ballare, ma vedrai, ci sono tante ragazze, c'è musica internazionale, dai, un po' di niente, non c'è, no. Sempre così. Grande festa in riva al mare a Marina di Ravenna, parliamo del Beaches Brew Festival sulla spiaggia del Ana B. 5 giorni di musica internazionale che vedranno alternarsi sul palco gli artisti dell'agenzia olandese Belmont Booking. L'appuntamento con questa quinta edizione della manifestazione è dal 6 al 10 giugno. Brava, lei è già vestita, è già in tema, vedi, è già pronta. Sì, ma non fare la mano morta tu. E dal MUSI, il Museo dell'Industria e del Lavoro di Brescia, è tutto. Alla prossima edizione di Travel News 24.